Due anni di sacrifici e di rinunce hanno portato ad un boom di prenotazioni per le vacanze. A sostenerlo è un'indagine sul turismo nazionale e internazionale condotta da Ipsos. Secondo i dati raccolti dall'agenzia, la voglia di viaggiare da parte degli italiani è molto forte ed è addirittura in crescita rispetto al periodo pre-Covid. Gli italiani che hanno intenzione di viaggiare tra i mesi di luglio e settembre ad oggi sono il 75%, il 3% in più rispetto al 2019. La maggior parte dei fanesi, come ci conferma Serena Coacci, titolare di un'agenzia viaggi, rimarrà all'interno dei confini nazionali. Serena, è vero che molte mete registrano già il sold out? Sì, registrano il sold out, per fortuna stiamo iniziando a tornare ai numeri del 2019, siamo in crescita e la Sardegna in primis, la destinazione che raccoglie maggiori adesioni, presenze minimo 7 notti, però gli italiani e i fanesi la Sardegna ce l'hanno nel cuore. E poi oltre alla Sardegna anche la Puglia. La Puglia, nonostante i prezzi che dopo Covid si stanno allineando alle mete da sogno, quindi nonostante tutto la Puglia è sempre presa all'assalto. Altra cosa importante è che gli italiani, i fanesi quest'anno preferiscono sì l'estero ma molto l'Italia, nel senso il Veneto, ma anche l'Idi di Venezia o Jesolo, che comunque nella parte dell'Adriatico sono sempre meta, prima del 2019 normale, un'affluenza normale, quest'anno invece vedo che lo richiedono. Mi conferma che c'è un aumento generalizzato dei prezzi anche in questo settore? Soprattutto l'abbiamo visto già dall'inizio stagione sui voli low cost. I voli low cost che già dall'input di un aumento di prezzo per un'ancora una Londra del 5, 6, 7%, che poi un conto prenderlo 2-3 mesi prima, un conto sottodata, cioè alla fine vai a spendere come un volo di linea. Quindi sì, purtroppo vediamo che anche le compagnie low cost si stanno adeguando, si stanno allineando a tutti gli aumenti di prezzo di voli charter e voli di linea. Visti il Covid e le altre emergenze in atto, i viaggiatori come possono tutelarsi? Allora, si possono tutelare ovviamente affidandosi a agenzie che hanno un background di prodotti assicurativi, da una semplice assicurazione annullamento per un soggiorno in Italia a un'assicurazione ovviamente per soggiorni all'estero con un rimborso spese mediche di importi abbastanza importanti, proprio per non mettere il cliente in situazioni spiacevoli all'estero.